Ciao a tutti da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo insieme il burro di arachidi con il bimbi. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 250 g di arachidi tostate non salate, 25 g di olio di semi di girasole, 15 g di miele e un pizzico di sale. Per quanto riguarda le arachidi, io sto utilizzando queste, le ho prese all'Lidl, ma potete utilizzare le arachidi che preferite, l'importante è che non siano salate. Eccole qui, le ho sbucciate e ho tolto la pellicina tutto intorno. All'interno del boccale inserite le arachidi, un pizzico di sale, ma proprio un pizzico, e il miele. Il miele è circa un cucchiaio. Chiudete e azionate per 10 secondi. Velocità 10. Riunisco tutto sul fondo e aggiungo l'olio. Adesso aziono il bimby per 15 secondi, velocità 6, e questa operazione la dobbiamo ripetere per 8 volte. Quindi 15 secondi, velocità 6 per 8 volte. Seconda volta. Terza volta. Quarta volta. Quinta volta. Sesta volta. Settima volta. Ottava volta. A questo punto porto tutto giù con la spatola e adesso dobbiamo avviare per 30 secondi velocità 6. Porto tutto giù e di nuovo avvio per 30 secondi velocità 6. Il burro di arachidi è pronto. Adesso lo inserisco in un contenitore. E ve lo faccio vedere. Ecco il burro di arachidi. Io l'ho messo in questa ciotolina per farvelo vedere meglio. Voi conservatelo all'interno di un vasetto in vetro e conservatelo in frigorifero. Dura circa 25-30 giorni. È ottimo spalmato sul pane o sulle fette biscottate. Come avete visto, si prepara velocemente ed è molto più economico farlo in casa. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, se provate a farlo, fatemi sapere. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un pollice in su. Ciao a tutti, al prossimo video.